nel cuore pulsante della sala ricevimenti Ciocca, siamo nelle cucine con lo chef Luigi Rauso, che oggi per la terza edizione del Galà delle Nozze ha offerto a tutti gli sposi, le future coppie di sposi, una cena. Domani ci sarà un pranzo, tutto ovviamente targato Luigi Rauso, Angela che è la moglie chef e c'è anche Antonio Rauso, la nuova leva, la nuova generazione di chef. Speriamo. Sì, sì, buonasera innanzitutto a tutti, tutti i telespettatori delle Molise, un coloroso saluto alla redazione delle Molise e innanzitutto buonasera a tutti. E quest'anno è la terza edizione, noi facciamo come attività 45 anni, partendo dai miei genitori, che io sono nato in questo ristorante, avevo 7 anni, quando ho iniziato a portare i primi piatti, tieni conto. E allora ci tengo con tutto il cuore avere i miei clienti, ma non come clienti, anche come famiglia. La famiglia è tutto, per me è molto importante. Abbiamo visto appunto dal 1971 è nato qui il complesso Ciocca, poi si è sviluppato la sala ricevimenti, la ristorazione, come ci diceva anche prima Loredana. Insomma c'è un piccolo mondo qui tra Jelsi e Riccia. Sì, abbiamo dedicato tutta la nostra vita in questo locale perché noi ci viviamo notte e giorno, siamo sempre qua con la mia famiglia e cerchiamo in modo di accontentare tutti i nostri clienti al miglior modo. La tradizione si porta in tavola, ma non solo, c'è anche tanta innovazione. Qui abbiamo gli antipasti di questa serata. Che cosa abbiamo offerto a questi futuri sposi? Allora, noi come tradizione, io preferisco sempre il classico, tradizionale, la cucina sana, molto ricca. Però ogni tanto mi sbizzarrisco a fare qualche piatto anche di novità, qualcosa di particolare. Abbiamo fatto oggi come antipasto, abbiamo servito un lonzino di maialino in marinato ai frutti di bosco con delle verdure novelle. Poi di antipasto di pesce abbiamo servito un trancio di salmone con della senape e della cipolla a bassa cottura, cottura molto lenta. Abbiamo fatto il pomodoro arrostito con un goccio di limoncello, abbiamo creato una salsina e del basilico, niente di che, un pomodorino. Molto delicato e molto gustoso. Molto delicato e gustoso, noi possiamo confermarlo perché ovviamente io ho mangiato già gli antipasti, non solo, è già arrivato il primo, le famose rondelle, la tradizione di Luigi. La tradizione vuole che le rondelle, quando arrivano i clienti vogliono le rondelle e dice ma oggi non ci stanno le rondelle? No, allora come facciamo? Dobbiamo farcela assaggiare, giustamente l'abbiamo preparata anche al Galà. Come vuole. Come la tradizione, ecco che il giovane chef Antonio è andato a prenderle e Angela le sta appunto posizionando nel piatto le rondelle. Ci sono tanti gusti di rondelle, quelle di stasera come sono? Queste sono con prosciutto cotto, fontina e besciamella, preparato tutto da noi, esclusivamente da noi, dalla pasta al sugo, tutto da noi. Preparato in casa, insomma. Anche per questo dobbiamo fare i complimenti, noi le abbiamo mangiate, anche il mio cameraman Michele Pece ha mangiato, sono ottime. Angela, insieme in cucina si cucina meglio con tutta la famiglia. Certo, come no, tutti insieme andiamo tutto d'accordo, una bella famiglia. Abbiamo sentito prima anche Loredana che è da quella parte, poi c'è il giovanissimo chef Antonio, quanti anni hai? 18. Quindi, però sei cresciuto anche tu come papà in cucina? Sì, sì, certo. Hai imparato a cucinare? Sto imparando. Ti piace? Sì, sì, molto bello. Porteremo avanti la tradizione con la famiglia? Io spero molto e ci credo. Poi Dio provvederà, insomma, vediamo un po'. Però le premesse ci sono tutte. Sì, sì, sì. La famiglia sta unita e penso di andare avanti così. Almeno per altri 45 anni di attività, Assolutamente. Non gli anni di vita. Gli anni di vita 200, beh, minimo. Dopo le fatiche del matrimonio finalmente si parte, luna di miele, dove andranno gli sposi nel 2016? Le mete più gettonate sono Stati Uniti con estensione mare soprattutto, ad esempio Miami o il Messico e adesso va molto la Thailandia, moltissimi sposi decidono di passare il loro viaggio di nozze in Thailandia che si presta a molte tipologie di viaggio. Dal fly and drive cosiddetto, cioè il volo più noleggio auto,
alla semplice vacanza di relax, quindi resort magnifici, mare, spiagge bianchissime. Il sogno un po' di tutti. Sì, il sogno un po' di tutti quelli che vogliono riposarsi, soprattutto dopo le fatiche del matrimonio. La scelta della bomboniera è molto particolare, a volte anche difficile, gli sposi devono anche essere d'accordo, non solo tra di loro, ma anche con i genitori, i suoceri, insomma. Che cosa, Carmine, che cosa consiglia agli sposi del 2016 come bomboniera, come ricordo? Come ricordo ci abbiamo tante linee nuove, dalla personalizzazione, dall'articolo particolare lavorato, alle linee più eleganti di varie marche. Poi c'è il cristallo, molto bello, ci sono tantissime proposte anche inerenti al solidale, ci abbiamo delle linee di un'azienda che va per la maggiore nel solidale, che ha tantissime nuove proposte. In ogni matrimonio è fondamentale l'invito che si fa appunto agli invitati, le partecipazioni, il tableau, i tavoli, le bomboniere. Per quanto riguarda i matrimoni, noi ci occupiamo proprio di curare la parte della comunicazione che è quella che riguarda il matrimonio, quindi noi offriamo innanzitutto delle partecipazioni che, essendo un'agenzia di grafica, non soltanto offriamo le partecipazioni che sono quelle tradizionali che trovate sui cataloghi che abbiamo a disposizione, ma offriamo anche la possibilità di personalizzarle, non solo le partecipazioni ma anche i tableau di matrimonio. Molto spesso gli sposi hanno dei gusti particolari e insieme a loro noi sceglieremo quello che è il tableau e faremo i tavoli, e non solo questo ma anche la parte relativa alle bomboniere. Ed eccoci davanti ai sogni delle spose, l'abito bianco. Manuela, siamo qui per la sfilata. Stasera quali abiti vedremo sulle modelle che sfileranno qui al Sala Ricevimenti Ciocca? Sì, questa sfilata l'ho suddivisa in tre temi. Il primo tema è quello un po' più romantico, dove appunto prevale pizzo in tutte le sue versioni, quindi dal pizzo francese a quello perlinato che dà più luce. Comunque molto romantico, anche se rivisitato in veste in chiave un pochino più moderna, ecco, un tradizionale rivisitato. Mentre la seconda parte l'ho chiamato il giardino incantato, proprio perché appunto c'è la presenza di tanto colore, insomma i colori primaverili, quindi quelli del risveglio della primavera, per cui è una collezione un po' più briosa, un po' più giovanile, un po' più colorata.